Ebbene sì, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare delle ufficialità di mercato, periodo ovviamente pieno di ufficialità, visto che prosegue la finestra di mercato invernale e quindi parliamo di diversi colpi siglati dalle squadre italiane, non solo, perché poi anche qualche colpo nei campionati internazionali. Partiamo subito però da un riscatto, perché l'Inter riscatta ufficialmente Correa. Stiamo parlando di un attaccante, una seconda punta, classe 94, che in base al contratto l'Inter deve riscattarlo, visto che al primo punto raccolto nell'anno solare 2022 l'Inter avrebbe dovuto riscattare Correa. Quindi il contratto diceva che il prestito si trasformava in obbligo, cioè diventava obbligo di riscatto a favore dell'Inter nel momento in cui avesse raccolto un punto nel 2022. Quindi, visto che lo ha raccolto vincendo proprio con la Lazio, l'Inter riscatta ufficialmente Correa, che arriva a Milano per circa 25 milioni di euro. Il riscatto almeno è quello, perché il prestito era di 5 milioni più 1, se non mi ricordo male, e adesso l'obbligo di riscatto è di circa 25 milioni. Vabbè, comunque che si possono comunque poi pagare in tre rate, ma questo per un altro discorso. In totale 25 milioni da sommare agli altri sono circa 30-31 milioni di euro per Correa, che è un giocatore che ormai conosciamo molto bene, essere molto discontinuo. Per carità, quando è in forma è un ottimo calciatore, ha dei colpi importanti, però molto spesso non riesce ad essere continuo ed è una cosa che poi lo limita, perché ripeto, ha qualità molto molto importanti. La Lazio l'ha dimostrato proprio con Inzaghi, che l'ho rivoluto anche all'Inter. All'Inter ha fatto anche poche presenze per via di qualche infortunio qua e là, 4 gol fatti, un po' sotto le aspettative, ma ripeto, il discorso è che molto spesso è stato infortunato e non è stato molto bene questa prima parte di stagione anche per via di problemi muscolari, però è un giocatore che rimane sicuramente forte, ma che ripeto, il suo problema è poi sempre stata la discontinuità. Detto questo, per quanto riguarda invece le altre notizie, parliamo un po' di Serie C, perché è ufficiale un colpo in casa Teramo. Il Teramo, quindi, nonostante poi le problematiche societarie, si muove in Serie di mercato per rafforzare la rosa e ufficializza l'arrivo di Forgione, centrocampista classe 1992 che firma un semestrale fino al 30 giugno 2022. Operazione sicuramente interessante per un Teramo che quindi ufficializza un calciatore che ha comunque fatto diverse esperienze importanti nell'ultimo periodo. Ha giocato anche a Castrovillari, lui che è nativo di Reggio Calabria, ha giocato poi nell'ultimo anno anche al Fiuggi, militato quindi principalmente in Serie D, ma è un centrocampista che anche in Serie C potrebbe far bene. Il Teramo lo ha individuato per comunque andare a rafforzare il reparto di centrocampo e quindi vediamo se riuscirà comunque a confermare le aspettative che la società ha riposto, la società e il mister hanno riposto in lui. Colpo importante per un Teramo che vuole proseguire nel lottare per anche eventualmente una piazza per i playoff, nonostante, ripeto, alcune problematiche societarie abbastanza importanti. Scambio di prestiti proprio che riguarda il Teramo, perché ormai era da tanto tempo che si faceva questa ipotesi, comunque questo possibile scambio di prestiti che arriva finalmente ad una conclusione, c'è un'ufficialità. Infatti, vengono scambiati Kyere Mateng e Mordini. Kyere Mateng che va quindi alla Fermana, mentre Mordini approda al Teramo. Kyere Mateng è una classe 1999 che si accasa alla Fermana in prestito con titolo di riscatto, quindi in realtà rimane sempre in regione B, ma si sposta comunque un pochino più a nord, nelle Marche. Ha comunque giovane che a Teramo in realtà non è che abbia giocato con grandissima continuità. Infatti Kyere Mateng ha raccolto fino a questo momento con solamente 5 partite ha giocato, molto molto poco. Giocatore su cui però il Teramo vuole evidentemente puntare. La formula, come dicevo, è un prestito con titolo di riscatto, quindi fine stagione poi potrà eventualmente decidere di riscattarlo o meno, vedremo un po'.
un giocatore comunque giovane che chissà che non possa ritrovarsi proprio in quel di Teramo. Mentre fa il percorso inverso Mordini, terzino classe 96 che approda a approda, ho detto, scusatemi, che Rematenga la Ferbano ovviamente, quindi chissà che a Fermo non possa comunque ritrovarsi, dopo una prima parte di stagione in cui a Teramo non è che abbia trovato così tanto spazio, Mordini invece fa il percorso inverso. Dalla Fermana approda al Teramo, un giocatore che in realtà la Fermana ha trovato anche spazio, un giocatore di livello per la categoria, classe 96, terzino con buone qualità che sicuramente può andare a forzare il reparto terzini del Teramo. Un pochino più difensivo rispetto a Kerematenga, che invece ha più caratteristiche offensive, la formula invece è la stessa, presso con il riscatto anche per Mordini. Quindi stessa operazione ed uno scambio che alla fine può accontentare entrambe. Detto questo, un colpo molto intrigante in casa CR Messina, perché la società di Mister Ciotto, la squadra di Mister Ciotto, sì, di Mister Ciotto, del presidente Sciotto, poi ho detto Ciotto, ma cosa sto dicendo? Del presidente Sciotto ufficializza l'arrivo di Angileri, difensore classe 2001 che arriva direttamente dalla Samp Primavera in prestito, dopo che ha iniziato la stagione al Piacenza, presto rescisso con il Piacenza e subito si accasa alla CR Messina, quindi si sposta nel girone C, un giocatore di prospettiva, classe 2001, che va quindi a rafforzare il reparto difensivo di una CR che è in lotta per non retrocedere, è nei bassi fondi della classifica, dopo un inizio di stagione un po' complicato con Sullo, con Capuano, un inizio di stagione un pochino con tanti alti e bassi, giocatore comunque che potrà assolutamente far bene. Dopo una prima parte di stagione non troppo convincente a Piacenza, è data la base per essere prolungato in prestito a una CR Messina che evidentemente ci vuole puntare. Non ci vuole invece puntare la Fidelissandria su Sabatino. Quindi Sabatino lascia ufficialmente la Fidelissandria, è arrivata l'ufficialità della sua rescissione, terzino classe 1988 che abbandona quindi Andria dopo una prima parte di stagione in cui in realtà qualche presenza l'ha fatta, io mi ricordo, mi sembra abbia giocato a Catanzaro, in Catanzaro Fidelissandria, forse me lo ricordo Sabatino, giocatore comunque di grande esperienza che quindi lascia la Fidelissandria. Che tra l'altro con l'approdo di Lo Giudice come direttore sportivo sta facendo diversi movimenti importanti sia in entrata che in uscita in questo mercato, quindi evidentemente vuole comunque cercare di rafforzare e migliorare la rosa. Tra l'altro Sabatino, che vedremo poi sul primo canale, non so se ne ho già parlato o meno, però dovevo ancora registrare il video, ma uscirà sul primo canale il video, ovviamente nel video delle notizie della Calabria Tantistica. Parleremo del suo approdo alla Lamezia Terme, perché Sabatino è un nuovo giocatore della Lamezia Terme. Detto questo, però, colpo in casa Fiorenzuola, quindi ci spostiamo un po' più a nord nel girone A. Il Fiorenzuola, infatti, sigla ufficialmente Mastroianni, attaccante classe 92, che tra l'altro il cui contratto non è stato, la durata del contratto non è stata annunciata, ma penso io fino alla fine dell'anno, non lo so perché, ripeto, non c'è ufficialità in tal senso, la mia è un'ipotesi. Attaccante classe 1992 che arriva a titolo gratuito dopo che comunque ha, anzi in realtà titolo gratuito non lo so perché è stato prelevato dal Lecco, cifre di acquisto non sono sconosciute, penso gratuitamente, onestamente, questo è un'altra ipotesi, però penso che sia arrivato a titolo gratuito in quel di Fiorenzuola, un rinforzo che ci può stare nonostante non abbia convinto particolarmente a Lecco, dove ha giocato tanto, ha fatto 16 presenze e solamente un gol, quindi male nella prima parte di stagione, un Lecco che non è che abbia girato a mille all'ora, però certamente qualcosa in più anche lui poteva fare. Attaccante di spessore fisico, un giocatore che è bravo anche nei colpi di testa e va comunque a rappresentare un colpo importante per il Fiorenzuola in ottica salvezza, in ottica lottare per la salvezza. Rinnovo sempre in mezzo regione A in casa Renato. Renato che in realtà in quest'ultimo periodo non sta facendo molti colpi di mercato, ma sta annunciando diversi rinnovi. E l'ultimo è quello di Marano. Stiamo parlando di un centrocampista classe 1990 che rinnova per i prossimi 2 anni con il Renate, quindi fino al 2023. Il contratto scadrà quindi tra un anno e mezzo.
temporalmente parlando, centrocampista di grande esperienza che assolutamente rappresenta anche una certezza del Renato, giocatore che ha tra l'altro anche un mediano con grande fisicità, alto quasi 1,90 m, centrocampista che ha raccolto 18 presenze fino a questo momento, quindi ha giocato praticamente sempre. Rinnovo importante per un titolare, un giocatore fondamentale nella gerarchia, nello schieramento di Mister Cevoli. Detto questo, proseguendo, c'è da parlare a questo punto di una notizia in realtà in Serie D, velocissima, perché è ufficiale, Sottili si accasa al Prato, quindi colpo da parte del Prato, che in realtà è una formazione che in Serie D ha sempre puntato ai palcoscenici importanti, non riuscendo comunque nel salto di categoria negli ultimi anni, ma ha sempre provato a fare squadre che lottassero per l'alta classifica. Attualmente si trova nel girone D e in classifica attualmente non viaggia in realtà a grandi ritmi, perché si trova nella parte destra della classifica con solamente 20 punti raccolti dopo 18 giornate e 2 punti di vantaggio dalla zona playout, occupata dal Fanfulla. Squadra tra l'altro anche ex di Pascali, ex giocatore del Cosenza. Però, al di là di questo, ufficializza l'arrivo di Sottili, difensore classe 2003, che arriva con la formula del prestito dall'Empoli, giocatore che in questa prima parte di stagione ha giocato al San Donato Tavernelle, quindi torna alla base, torna all'Empoli, che lo rigira quindi al Prato. Giocatore di grande prospettiva, classe 2003, che potrà comunque dire la sua in quel di Prato. Vediamo se riuscirà comunque a ritagliarsi uno spazio importante e chissà, dimostrare comunque di valere tanto. Altre notizie ufficiali, quindi ci spostiamo un po' in casa sua in realtà, perché c'è un giocatore che torna, un attaccante che torna ufficialmente. E il Kum Abubakar termina la sua avventura con l'Antalyaspor, rescinde il prestito, arriviene quindi questa rescissione del prestito e quindi torna alla base, torna al Sassuolo, attaccante classe 1993 che quindi ora è disponibile ad una successione in Serie B, soprattutto perché ci sono diverse squadre di Serie B interessate al giocatore. Si parla di squadre come comunque anche Brescia e Pisa che lottano per la promozione. Anche Cotone stesso avrebbe messo gli occhi su Babacar, però al di là di questo, attaccante che dopo una prima parte di stagione in cui ha giocato con continuità ma ha fatto solamente 3 gol, alla fine ha lasciato l'Antalyaspor per fare un'altra esperienza. Ripeto, chissà che non possa comunque approdare in Serie B. Detto questo, attaccante che conosciamo tutti, ha giocato in Serie A anche alla Fiorentina, un giocatore che ha sempre avuto comunque una buona vena realizzativa, nonostante sia qualche anno che è un po' in fase calante. Quindi questo è un po' da valutare anche nell'idea di andare a prendere un giocatore come Babacar, però rimane un attaccante d'area di rigore, uno che sa segnare, quindi che può essere importante per qualsiasi squadra. Ufficiale un colpo per il settore giovanile dell'Atalanta, perché arriva ufficialmente Armstrong, centrocampista classe 2005, che va a rafforzare l'under 17 dell'Atalanta, ma un giocatore che è importante principalmente in prospettiva, perché adesso va nell'under 17, quindi un po' fuori dai radar, però sicuramente in prospettiva può essere un colpo importante per un'Atalanta che come sempre si dimostra attenta ai giovani. Tra l'altro un giocatore straniero, guarda caso, perché come sempre vi dico ormai, gli stranieri per vedere il decreto crescita costano, andare a prelevare giocatori stranieri costa molto meno, mi sembra il 50% in meno rispetto ad un giocatore italiano, e quindi le squadre ovviamente per risparmiare vanno su calciatori principalmente stranieri. A questo punto però nel contesto internazionale è ufficiale l'approdo di Kagawa al Sint-Truiden, quindi Kagawa riparte dal Belgio, giocatore che vabbè, conosciamo tutti per le sue esperienze al Dortmund, allo United ha giocato anche, e dopo l'avventura fallimentare al PAOK, il PAOK tra l'altro che ha anche Kurtic che sta facendo benissimo, Kurtic ex Parma ha fatto quasi 10 gol in campionato, cose veramente, numeri veramente pazzeschi, anche perché è rigorista, però al di là di questo Kagawa non ha convinto e quindi va a fare questa esperienza al Sint-Truiden in Belgio. Stiamo parlando di un trequartista classe 89 che è ancora, non dico giovane, però
è ancora trentenne, quindi ha ancora qualche anno davanti per ancora ad alti livelli lo può fare. In un campionato comunque come quello belga, sicuramente difficile perché ci sono squadre di livello importante. E soprattutto anche perché la realtà del Sint-Truiden è una realtà da metà classifica. Attualmente si trova a 24 punti e l'obiettivo è quello di evitare la retrocessione, di approdare, anzi di arrivare ad una salvezza che sia la più tranquilla possibile. Cagliari quindi riparte in una realtà comunque di metà classifica, che chissà che non possa rivelarsi un giocatore importante. Ha sempre avuto ottime qualità, ottima tecnica e adesso dovrà saperla mettere a disposizione della squadra, cioè della sua nuova squadra, cioè il Sint-Truiden. A questo punto, però, cessione ufficializzata da parte del Porto in America, cioè in MLS, perché Nanu, che sembra tra l'altro un cognome o un nome più che altro di un qualche anime giapponese, detto questo, Nanu è un stiamo parlando comunque di un terzino, scusatemi, classe 1994, che si accasa al Dallas, squadra che ancora non ha iniziato la stagione, perché io vi ricordo che nei campionati americani, nordamericani e sudamericani, la stagione non è ancora iniziata, quindi siamo nel pre-stagione, e ufficializza quindi questo colpo il Dallas in vista della nuova stagione che sta per iniziare. Terzino che ormai non era più nei piani di Konsei Sao, ha trovato poco spazio in questa prima parte del campionato e quindi si è valutato di cederlo e si è ceduto. Va in MLS con la formula del prestito con diritto di riscatto, cifre non annunciate, ma chissà che poi il Dallas, scusatemi, non possa riscattarlo nel prossimo futuro dovesse far bene la prossima stagione. Vi ricordo che il prestito vale fino al 31 dicembre del 2020. 22, perché l'anno della MLS va da gennaio, diciamo così, a dicembre, quindi è diverso rispetto a come lo intendiamo noi in Europa. Detto questo, chiudiamo con un ultimo colpo perché il Wolfsburg sigla il primo colpo di mercato per la sessione di calciomercato estiva. È ufficiale infatti l'arrivo al Wolfsburg di Kaminski, ala classe 2002, che quindi approda ufficialmente al Wolfsburg, alla corte di Köfeld, che in realtà Köfeld sta un po' rischiando perché non è che stia facendo così tanto bene, perché prima abbiamo parlato di un susseguirsi di Van Bommel, allenatori che sono stati comunque silurati perché non hanno fatto bene, hanno perso diversi punti qua e là. Ecco, anche Köfeld non è che ha cambiato la situazione, non è che ha cambiato così tanto la situazione. Vediamo un po' se verrà confermato o meno nel prossimo futuro, ma al di là di questo, nel frattempo il Wolfsburg si assicura le prestazioni di un esterno offensivo di ottima prospettiva. A me piace tantissimo Kaminski, a Lech Poznan ha sempre fatto molto bene, è un classe 2002, uno comunque dei talenti più importanti del panorama polacco. Essendo lui comunque di nazionalità polacca, firma un contratto fino al 2027 con il Wolfsburg e la cifra di acquisto è anche tutto sommato onesta, 10 milioni di euro, 10 milioni che sono onestissimi per un giocatore che sa segnare, un giocatore che sa fare assist, un ottimo esterno offensivo assolutamente con buona prospettiva e che sicuramente in un campionato come la Bundes, che sa valorizzare molto bene i giovani, o comunque in un campionato in cui i giovani vengono valorizzati molto, secondo me può fare bene. Tra l'altro Wolfsburg, che parlando di esterni, ha avuto diversi esterni comunque di livello, Breca lo stesso, adesso è al Torino, e quindi diciamo che ha una tradizione nell'ultimo periodo di esterni, neanche di esterni comunque di livello, quindi operazione molto, molto intrigante, che però verrà formalizzata poi dal 1 luglio, perché diverrà un calciatore del Wolfsburg dal 1 luglio, ma nel frattempo il Wolfsburg l'ha già annunciato, lo prepara già al salto prossimo. Adesso chiuderà la stagione a Lech, cercherà di fare il massimo per ancora accumulare sempre più esperienza, per poi approdare al Wolfsburg e l'anno prossimo essere aggregato in prima squadra, perché io credo che un giocatore delle qualità di Kaminski, per il prezzo anche di acquisto, non è che venga ceduto in prestito così
in Serie C tedesca? Assolutamente no, penso che farà parte della prima squadra già dalla prossima stagione. A questo punto però mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!